Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Mazzella lì col blocco note, le dita pronte a scrivere! Mazzella cara! Ma fatti i cazzi tua! Ah, ci siete cascati, porca puttana! Ma che pensate, che me l'ho arrabbiato per tutte le boiate che avete scritto, eccetera? Oh, vaffanculo, dai, su, stiamo giocando. Benvenuti live tutti quanti qua su Twitch coreani. Potete dire quel cazzo che vi pare, io non vi banno, raga, io sono uno streamer vero. Non ci sono i followers, eccetera, lo capite perché? Perché non ci sono veri followers, è raro. Per questo motivo io vi invito tutti qua. Guarda un po', fanboy quello là ha scritto. Oddio mio, eccetera, italiano, cazzo, ma perché cazzo giocano così tanti italiani e poi rompono i coglioni? E non ve l'aspettavate, non ve l'aspettavate, l'avete presa in culo. Ma perché cazzo devo bannare io l'unica gente vera che esiste normalmente? Allora, ci sono pochi followers che passano ogni tanto e mi fa piacere. Poi ci siete voi che passate sempre perché siete quelli che perdete le partite. Quindi, sti cazzi. Se andiamo a un'altra live di qualsiasi altro giocatore, normalmente se tu gli scrivi qualcosa, gli dici qualsiasi stronzata, ti banna, ti manda a fanculo, eccetera, ti dice, ti rimpone di parolacce tutti gli altri stronzi, ti bullizzano pure per un gioco di merda, per un gioco di merda, ma vaffanculo. Anzi, scegliete voi il prossimo killer. Dai. Chiudiamo capitolo. E scegliete il prossimo killer. Che killer volete? Vi dico che preferisco quelli dei film. Al massimo il coreano. Preferisco solo quelli dei film e il coreano. Degli altri killer non me frega un cazzo. Al massimo il dottore, perché mi sta simpatico che fa il dottore. La Cetara mi sta simpatica perché è una sniper come... come Fortnite, per dire, come un gioco sparatutto. La maiala mi sta sul cazzo, è l'unico killer che fa parte di un film horror, per così dire, horror che non gioco. Ciccio Panzone mi sta simpatico, Progetto Bavaro mi sta simpatico. Progetto Bavaro ormai fallito, quindi ci sta. Legione pure ci sta, questa mi fa schifo. La Zingara Pickpocket, la Pickpocket mi sta pure simpatica, questa va a rubare i portafogli dei Survivors e così via. Ma cazzo te ne fotte degli anni, dai, su, ne ho 54 anni, come hai detto te. 54. Ti dico, come dice Darth Vader, Luke, sono tuo padre. Posso essere tuo padre. Mio figlio poteva morire. Peccato. Ah, ci picchia. Siete morti in gioco. Restando nel fattore live, dato che questa è una live, volete un qualche personaggio? Volete vedere un personaggio in azione? Nessuno? A posto così. Ma non esiste il tunneling, è solamente inseguire gli stronzi, se gen rushano vedi che fine fanno. Ci rimangono persino tutti e quattro dentro la mappa. Poi non avete notato ancora che siete voi stessi survivors che tradite i vostri compagni. Man mano che gen rushate, non c'è sta più un'altra opzione per il killer. Il killer che fa? Vi costringe a giocare con il vostro amico. O lo aiutate o vi fa fuori tutti. O scappate, perdete comunque la partita perché il pip non lo fate. Perché invece di gen rushare come dei matti, dovevate aiutarlo all'inizio in modo tale che potesse scappare e fare qualche generatore anche lui. Magari qualche cura, qualche sgancio di qualche altro survivor. Invece tacciate a merda e poi perdete. E questo gioco è difficile, è come Fortnite. A me che cacchio me ne fotte di Fortnite poi. Io Fortnite lo gioco for fun, voi ve la prendete troppo.
Non è puntare a lui, siete voi che avete puntato lui. Se voi Jane lasciate, ve lo spiego ancora un'altra volta, avete puntato l'amico. Hai visto che ogni volta che fate il generatore io vi vedo dove state? Ogni volta che metto sul gancio vedo che cacchio sta facendo l'amico e così via. Vedo tutto. È un gioco del cazzo, dai, divertiti. Se no gioca killer, impara questa meccanica qua e GG a tutti. Adesso non ho visto manco che cazzo avevano questi stronzi. Non ho nemmeno impostato il personaggio perché me ne sono andato. Allora, il nemico si trova laggiù. L'ho già visto, già. Voi non li avete visti, ma io li ho già visti. Eccola. Non ve l'aspettavate! Ammapete! C'è chi gioca a cazzo e c'è chi sa giocare veramente. C'è chi vi dice le stronzate e c'è chi vi dice la verità. C'è chi ve la dimostra e c'è chi vi dice un sacco di cazzate e non vi dimostra niente. Il risultato lo dovete vedere, a fine partita ci sono i punti. Quei punti là ti dicono, ok, hai giocato in questo modo, hai giocato in quest'altro. Tin 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 tin. Bella questa. Punto di ritorno. Tanto non li faccio giocare, li faccio credere che sanno giocare. E questo è il problema, forse voi avete pensato di saper giocare, magari io vi ho fatto una di queste le mie mossette così per farmi due risate, e vi siete incazzati. E questa cosa gliela faccio a tutti perché mi annoio. Il progetto Bavaro. Eccolo qua.
ACP che è cascato. È inciampicato. Bombetta, bombetta in giro. Mister valigetta si dimentica della valigetta. Sinistra, destra, sinistra. Eccolo qua. E GG. Eccolo qua. Bari pam pum. Ma chi lo sa? Bari pam pum. Che novità. Mi sto divertendo un sacco. A questo una bollo chi lo io. Bari pam pum. Anzi no. Eccolo qua. Bari pam pum. Ma chi lo sa? Ma questi sono dei pro players. Bari pam pum. Parim pam pum, ed eccomi qua. Cazzo, raga, è stato tunnellato. Mamma mia. Mamma donna santa, raga, è stato tunnellato. Con il portafoglio, ragazzi, è stato tunnellato. Portafoglio, ragazzi. Mamma, io per lavorare. È il mio lavoro, è il mio lavoro. Fottuti. GG. Meglio che non gioco Myers, eh. Parim pam pum. Ma chi lo sa? Parim pam pum. Vediamo un po' se si sgancia. No, non si sgancia più. Allora, lui sta là. Ci abbiamo l'amica con più vita da queste parti. Anzi, lo faccio rialzare. Lo faccio giocare un altro pochino. È fortunato! È fortunato. Eccolo qua. Sto cercando di farli fare team player, l'amico qua. Vediamo se aiuta l'amica o se la lascia lì. Non ho nessuna intenzione di ucciderlo. E vabbè, due volte lo stesso gioco non te lo faccio fare.
peccato. Peccato che ormai non c'hanno più vita. Forse lei. La lascio qua. Vabbè, è finita, dai. Inutile che continua a girare. Non c'è manco l'ossessione. Adesso vi leggo, vediamo un po'. Adesso vi leggo un attimo, così almeno non mi rompo i coglioni, vi faccio vedere pure a voi quello che avete scritto. Allora, purtroppo non posso stare a leggere tutte le cose perché la chat va giù. Anzi, no, mi sono rotto i coglioni, dai. Devo scrivere qua. Yeah, subs win free tutorial. No Divi d'Italia. Losers. Hashtag BKS. Vediamo un po' se ci abbiamo qualche streamer, qualche pro in giro. Questi ci hanno provato a giocare un po' in squadra, quindi va bene, li lascio stare. Allora, passiamo. Bah. Ma guarda che lo sto dicendo solo per farti contento, ma ripeto, non avrei problemi ad ammettere qualcosa all'interno di un gioco. Io devo fare altro in questo momento. Se ti nascondi in un game, figurati nella vita. Questa è una delle tante metafore che possiamo prendere come esempio, bla 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 bla. Immagino, bla 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 bla. Stronzate varie, hai difesa a spada, prima. Visto che sei lo streamer più forte di DVD, grazie. Ah, se vuoi comprare tutte quelle cose, vuoi comprare un nuovo computer, eccetera, sei benvenuto, grazie, mi raccomando. Apri un canale e fallo tu. E continui con le stronzate. Beh, ci serve solamente un manager. Se lo vuoi sapere, ci serve un manager. Vai a chiedere, se no, agli altri che non ti diranno un cazzo. A meno che non fai parte della combriqua. E poi fallo. Però sappi che se giochi e trovi gente più forte di te in un videogame e ti scrive che stanno facendo una live, non andare a rompere i coglioni perché non è la tua famiglia, non sono i tuoi amici. Se vuoi puoi imparare a giocarli. Bella lì.
Ma che cazzo vuoi? Oh? Cioè, tu puoi iscriverli al tuo canale perché fai lo streamer. Tutti quanti lo possono fare tranquillamente. Chi non lo fa, che campa di bot viewers, che campa di cose false con tutte queste cose qua, fa come cazzo gli pare. Vi siete offesi perché avete perso la partita. Pensa un po' come state. Andate a fare la stessa cosa da quelli che veramente sanno fare la live, i veri streamers di cui tanto ne parlate. Che cazzo vi dice? Non vi dice niente, neanche vi risponde. Io vi sto insegnando a giocare. Vi sto dicendo, il gioco c'ha queste cose e questi limiti qua. Le rispettate o non le rispettate? Fate come cazzo vi pare e avete visto il risultato. GG, VP. Andate dal vostro streamer preferito, quello che non vi ha insegnato a giocare, e ditele: oh cazzo, ma lo sapevi che ci sono degli altri giocatori che sanno come funziona il gioco e quindi non possiamo fare il gen rush e uscire? Cioè, non riusciamo a fare i punti con questa cazzo di tecnica di merda. Dobbiamo giocare in maniera più collaborativa. A posto così. Qualcuno è diventato un bot. Distratto. Questo non c'ha l'Assist Strike, lo posso sollevare. Vedi? Non c'è The Sicy Strike. Un altro è diventato bot di nuovo. Guardate i bot come giocano in maniera collaborativa. E sta provando a salvare l'amico. I bots giocano meglio, meglio di voi, raga. Perché il programma è impostato per giocare in maniera collaborativa. Non è impostato per fare gen rush e perdere la partita. È impostato per provare a fare team play. Quella stronzata che vi hanno detto del gen rush è una cattiveria. Vabbè, contenti voi, dite quel cazzo che vi pare, quindi a posto così. Se
Siete sempre i benvenuti. Se volete imparare a giocare, volete fare una partita. Se volete fare anche una partita, mi fa piacere, eh. Così almeno giocate invece di rompere i coglioni. Cosa ve ne pare? Non sarebbe meglio? Un'altra volta passate, se facciamo una bella partita. Scegliete pure il killer se volete. Così imparate a fare un po' di loop, dato che quello penso sia il vostro problema più grosso. Impara da chi cazzo ti pare. Se non vuoi imparare, non imparare. Ti sto invitando a giocare se ti va. Se non ti va, sti cazzi. Non gioco Survivor, non mi piace. Posso giocare con voi Survivor forse, però io gioco senza voi chat. Per quello che vi ho detto, se volete possiamo giocare Fortnite, eccetera, Super Mario, quello che vi pare. Te l'ho già detto, come ti dico anche quello del killer, non ti posso stare in. Tu non è che puoi imparare le mosse da killer, tu devi imparare che fa il killer, e quello che ti dico io è quello che fa il survivor. Come faccio io ad insegnarti bene a giocare killer per un giorno solo se tu non fai attenzione? Sei concentrato a fare later. Neanche killer ti posso insegnare, te lo sto già spiegando, già non te lo posso fare così, te lo posso spiegare verbalmente cosa fa il killer e poi sta a te. Lo sai che tu puoi fare rank 1 quante volte ti pare, basta che giochi parecchio. Se tu non giochi parecchio, non ci arrivi. Se c'hai tanto tempo da perdere perché questa è la tua vita, il tuo lavoro, perfetto, se no, col cazzo. Ah, ci picchia distratta. Oh, uguale a voi, eh? Si è persa. Non mi servono nemmeno i dardi. Cazzo, non mi serve manco lanciare un dardo. Hai visto? Persino i bot fanno quelle mosse che cercate di fare. Beh, adesso vado a punire i giocatori.
Sono stato troppo gentile. E mo li pizzico tutti. Ammappete quanto corre. Uno e due. Uno e due. L'ho pure detto. Lascio la Claudette. Ah, vedi la Claudette come aiuta. Brava la Claudette. Collaborativa la Claudette. E dai, gioca un pochino. Ma perché voglio fare il generatore quello invece di andare dall'amico? GG. Non ci sei arrivato. Non si tratta dei bots. Si tratta dei giocatori. Di dargli una lezione, metterli a posto in modo tale che imparino a giocare. I bots giocano molto meglio di tanti survival, soprattutto di molti streamers che pensano di gen rushare e poi giocare. Non è un gioco di gen rush, è un gioco di team play. GG. Spero vi sia piaciuto il tutorial. Se non vi è piaciuto, sti gran cazzi. Potete andare da un'altra live e non capire un cazzo, ancora meglio. Così almeno vedete là quelli che insultano, vi dicono un sacco di cose brutte, che questo, che quest'altro, vi bestemmiano. Senza motivo. Qua invece venite o pensate di stare a casa vostra, non lo so. Cioè, a me dispiace se a casa vostra fate poi così, eh. Non credo e spero di no. Poi se lo fate, vabbè, siete liberi di farlo. Però qua no. Io non sono vostro amico, non sono vostro parente. Ora mi diverto con questa.
cansada. Cansada. La mettiamo più vicina. Ci posso stare anche un'ora se voglio. Dipende da quanto dura il personaggio. Se non dura abbastanza, peccato. Voglio che quitano tutte quante, tutti e quattro magari, ma non quitano. Il piano era questo, farli quitare, già che ho visto che quitavano. Candà! Ha quitato! Adesso tocca a lui. Ho già vinto. E se ne sono andati a fanculo, altri quattro. Thanks for playing. A posto, questa qua ve la lascio. Ve la lascio su partita a parte, almeno così come tu.